E partiamo subito in tromba, perché quella che vedete lì, quell'immagine, quel frame, è il finale di Oltre il Giardino. Quello che vediamo camminare sull'acqua è il nostro protagonista, Peter Sellers, The Gardener, il giardiniere. Inches of snow that fell over the whole weekend, and the blizzard is called. Good morning, Louise. In that city's he's dead yet. The old man's dead. I see. It shows because pasture beating. Film clamoroso, film unico, che poi ci si è ragionato poco sopra. Quella poltrona per due, nelle tematiche, nei giochi che riguardano una vicenda del genere, ha attinto molto da Oltre il Giardino, film magnifico di John Landis, che non sbaglia niente John Landis in quel film lì, i ritmi e la coerenza e le dinamiche della scrittura sono perfette. Ma se vogliamo c'è anche in Vi presento Joe Black, quel film commercialotto che comunque riesce a muovere un po' di emozione con Brad Pitt, che lui è il diavolo, che in persona questo fighissimo, biondissimo, stupendo ragazzo che fa innamorare la protagonista, e c'è molto anche di Oltre il Giardino. Ovviamente qua siamo a un altro livello. Terrible, sir. I hope you're not badly injured. We'll take him to a hospital. You know, why don't you come to our house and we could take care of you there? Da riflettere il fatto che penso sia l'unico attore a cui Kubrick dava carta bianca, nei limiti quella che può essere la carta bianca che può dare Kubrick, e lo lasciava improvvisare. Lo ha portato con sé in due film, in Dottor Stranamore e in Lolita. Dottor Stranamore è un film che ovviamente apprezzo tantissimo. Poi di Peter Sellers abbiamo La Pantera Rosa, quello di Black Edwards, lasciamo perdere ciò che è seguito perché non ho voglia di incazzarmi. E lì Peter Sellers, mi ricordo ragazzino, mi ha fatto veramente sbaccanare dalle risate. Poi Black Edwards è un po', c'ha quel che di Billy Wilder, grandissima La Pantera Rosa. Allora, a volte vuole essere troppo comico, nel senso che la comicità non regge più. Perché? Perché quasi si arriva a un gioco di pantomima che il film non vuole toccare in quelle corde. Con questo voglio dire una cosa di cui se ne parla, anzi ne ho parlato io solamente in maniera fuggevole. Nel film tutto ciò che dà la partenza è quello che dà la misura, è quello che ti dice da che parte andiamo. Se questa direzione riesce a seguire un equilibrio coerente, allora abbiamo un gioco molto valido. Altrimenti, ecco, e qui pecca. Ci sono delle cose che vanno sopra le righe, peccato. Ma stiamo parlando di un film stupendo. Mr. Garner, do you agree with Ben, or do you think we can stimulate growth through temporary sense? Commuoversi, muoversi dentro. In realtà qualcosa che ti prende e ti scuote. Quindi non è che abbia proprio a che fare, certo, come fa a non avere a che fare col sentimento, a parte che tutto ha a che vedere con i sentimenti, ma è un'altra cosa e si avvicina di più all'idea di toccante, perché questo film è toccante. Peter Sellers, proprio nei momenti più comici, o diciamo più leggeri, più frivoli, quelli più che ti danno l'idea per i personaggi che porta imbarazzo, spiazza, diverte, funziona, ma non è chissà cosa eccelso. Ma quando lui tocca le corde della delicatezza, della dolcezza, perché questo film è dolcissimo, veramente un film dolcissimo, è lì Peter Sellers commuove. Dà il magone, bellissimo. E non sono poche le sequenze in cui ti commuove. E ancora di più, è bellissimo perché quando ti commuove lo fa per sottrazione. Quote Mr. Gardner, as long as the roots of industry remain firmly planted in the national soil. Allora, ci tengo a parlare della storia, non del soggetto. È una cosa che non faccio quasi mai, non so quante volte l'ho fatto. Quindi parlo della trama, che è un'altra cosa.
perché se non parlo della trama probabilmente non riesco ad agganciarmi. Il soggetto è semplicissimo, la trama è un pochettino più complessa. Noi partiamo subito con un personaggio che si sveglia a casa sua, pare di essere in una casetta più che dignitosa, quasi benestante, tanto che c'è una domestica, una donna di colore, anziana, che vede di suo padre. E il padre muore proprio in quei frangenti. Lui rimane freddo, la domestica rimane a sua volta dispiaciuta e anche incazzata, che dice: ma come, è morto tuo padre, quasi non fai niente. E invece ci sarà un momento che, quando avvicina la salma del padre, ecco che vediamo a cosa mi riferisco con toccante. Fatto sta che noi ci domandiamo se questo personaggio non è a posto, gli manca un 3x5, 15, come diceva mio padre. Ed è una domanda che subito inizia a confermare la scrittura di questo personaggio, e cioè che lui ha vissuto solamente, poi mano a mano ovviamente lo scopriremo, guardando la televisione. Una persona che sin da bambino probabilmente ha vissuto chiuso dentro una casa ed è cresciuto solamente con le informazioni che dà la televisione. How you get depressed and, you know, this kind of thing, and it's momentary, it usually hits at night. Non sa leggere, non sa scrivere, è un bambino fondamentalmente. Improvvisamente, con la morte del padre, avremo l'ingresso molto invadente di quelli che forse sono degli agenti immobiliari, degli avvocati. I have no alternative but to inform you that this house is now closed. Di base lui deve andare via di casa, la domestica se ne va, per lui è un trauma che interiorizza in maniera molto silenziosa. E dopo questo momento esce di casa e si trova improvvisamente, e lì c'è un primo colpo che prendiamo, ci spiazza anche in questo senso. Lui, con questo vestitino classico, questa bombetta e il bastone, è un pesce fuor d'acqua, e quindi ci sono già le prime sequenze. Si avvicinerà, arriverà fino a sera, a un certo punto sarà davanti a un negozio dove ci sarà una televisione di cui lui è quasi, per lui è un totem la televisione, ed è lì che gioca con l'immagine di se stesso, perché c'è una telecamera che in tempo reale riprende e rimanda l'immagine su un monitor. Gioca con questa immagine, non si accorge, fa un passetto indietro e una macchina che fa manovra gli dà un colpo, si fa male. Questa macchina appartiene alla Shirley MacLaine, bellissima, qui la sorella di Warren Beatty, e gli chiedono se si è fatto male. Lui risponde in una maniera molto fanciullesca, lo vogliono portare all'ospedale, poi gli diranno: ma no, venga a casa nostra, perché noi abbiamo i dottori, abbiamo gli infermieri, perché in questa casa, che in realtà poi è una magione, una villa gigantesca, è una proprietà, è una cosa napoleonica, quindi sono ricchi, ma altro che ricchi, perché tant'è che hanno la televisione in macchina, siamo alla fine degli anni 70, e lui accetta di andare in questa casa, farà conoscenza con il magnate, il padrone, il proprietario, che è un vecchio moribondo, morente, e c'è la servitù che sembra di stare a Versailles, e lui scolpisce tutti, spiazza tutti, perché è come un bambino, parla con le metafore legate al fatto che, essendo lui un giardiniere, diventerà Mr. Gardener, in inglese appunto giardiniere, gli daranno, storpieranno un po' il suo nome, gli daranno questo nomignolo molto affettuoso, e da prima si doveva fermare poco tempo, poi gli chiederanno di restare. Conquista tutti, perché il suo buon cuore, la sua schiettezza, il suo essere cristallino, il suo essere diretto, il suo essere così gentile, così dolce, conquista tutti. Le parole che lui dirà colpiranno il presidente, a tal punto che le userà in una conferenza, che conquisterà a sua volta l'audience, il pubblico, e incominceranno a chiedere: ma chi è questo Mr. Gardner? Finirà con le parole famosissime nella storia del cinema: la vita è uno stato mentale. E su quelle parole, ecco l'immagine alle mie spalle, lui camminerà sull'acqua. È molto interessante. Questo film è dalla fine degli anni 70. Se l'avessero fatto oggi, dove si parla degli illuminati ogni 3x2, dove si dicono solo minchiate sulla massoneria, su quelli che sono le cospirazioni, cose che appunto ad un certo stadio di cultura e di livello di conoscenza se ne può discutere in maniera intelligente, altrimenti ovviamente saranno utilizzati per parlare alla cazzo di cane di complottisti e complottismo, quando in realtà gli illuminati ci sono, comandano, sono potenti, c'è il satanismo, e in questo film,
In quel funerale vedremo che il grande magnate, che piano piano capiamo che sempre di più è colui che sta dietro e influenza i potenti del mondo, sarà portato in quello che è un mausoleo, altro che cimitero, che è una piramide con l'occhio, ovviamente quello degli Illuminati, in cima alla piramide. Ma chi è il giardiniere? Life is a state of mind. Potremmo dire che è Gesù Cristo, e che non è consapevole di esserlo, oppure è consapevole di esserlo e ha deciso proprio come il Buddha di incarnarsi e mano a mano evolvere in un percorso guardando gli uomini non con distacco ma con gli occhi di un bambino. Perché Gesù appunto diceva siate come bambini, e in questo senso Mr. Gardner è un bambino, non sa tantissime cose, creando appunto delle scene comiche che fanno molto riflettere. È una cosa che fa riflettere su tutte ed è interessantissimo, perché in questa vicenda, mentre tutti cercano di indagare chi è, da dove viene, non riescono a venirne fuori, perché neanche l'FBI e la CIA riesce a sapere e a risalire alle informazioni anagrafiche, perché i personaggi stessi hanno dato a lui un soprannome, un nome che non è quello originale, quindi si accartocciano le indagini, e il film è molto coerente in questo senso, non fa cazzate e non riescono a capire chi è. E in questo gioco è bello vedere che quando c'è una persona pura, semplice, innocente, diretta, schietta, ma anche severa, anche spietata, spietata, perché lui non è, attenzione, ho detto fanciullesco, ma non è un bamboccio. Le parole sono feroci, sono taglienti. I don't understand, move out. Noi non abbiamo nessuna voglia di intendere chi abbiamo di fronte, cioè il prossimo, cioè colui che viene a noi, è prossimo a noi. Non abbiamo voglia di intenderlo, non abbiamo nessuna intenzione, ma abbiamo intenzione solamente di collegare, attaccare tutte le tessere dei puzzle, della sovrastruttura, della morale vigente attorno a un qualsiasi individuo, perché abbiamo bisogno di identificarlo per forza secondo la sovrastruttura che in quel momento lo status quo ci compenetra. Sta dicendo che, come anche spiegava in modo scientifico Nietzsche, non c'è più nessun individuo, ma è una mentalità del gregge che si manifesta attraverso tutte le persone che sono come dei ripetitori. In cui gli altri caratteri vedono quello che vogliono. It's always somewhat surprising to find men like yourself working so intimately with the president and yet somehow managing to remain relatively unknown. Yes? Lui si sgancia da questa ripetizione, rimane un unicum, e nella sua delicatezza, nella sua fragilità, nella sua dolcezza, trasforma e influenza addirittura il potere. C'è un messaggio ottimistico in questo senso, perché il potere satanico, che è quello degli Illuminati, che qui non vogliono assolutamente dargli una connotazione cattiva, malvagia, bensì fanno quello che devono fare. E il personaggio, il vecchio morente, si ravvede in punto di morte e incomincia a non temere più cosa può essere l'aldilà, perché la dolcezza e la delicatezza di Peter Sellers, di Mr. Gardner, riporta l'uomo appunto a una connessione. It is surprising. Yes. Perché è una visione, a mio avviso, alternativa di Gesù che torna sulla terra, e che questo Gesù Cristo non è consapevole di esserlo. Quindi i suoi miracoli sono solo quelli che scatena per reazione. L'orazione funebre tenuta dal presidente degli Stati Uniti con delle parole esoteriche molto importanti finiranno appunto con la vita è uno stato mentale.
E quando tu hai coscienza di questo, quindi sei cosciente della matrice, l'illusione olografica diventa manipolabile. Quindi ti elevi da una realtà che in realtà non esiste, ma è uno stato mentale, e puoi camminare sull'acqua. How you get depressed and, you know, this kind of thing, and it's momentary, isn't it?